Noi abbiamo un'equazione differenziale omogenea che scriviamo così: PDD applicato a Y diagramma. Ok? Allora, diciamo, sarebbe il polinomio caratteristico dell'equazione valutato nell'operatore differenziale D, no? Dove l'elevamento a potenza è la composizione. Pt è il polinomio caratteristico dell'equazione, che si potrà scrivere come una costante per T meno lambda 1 alla alfa 1, diciamo C, per T meno lambda 2 alla alfa 2, per T meno lambda 3 alla alfa 3, per T meno lambda H alla alfa H. Poi, allora, questo che vuol dire? Che PDD chi è? È la costante rimane uguale, derivata meno lambda 1 volte l'identità elevato all'alfa 1 per derivare composto con la derivata meno lambda 2 volte l'identità elevato all'alfa 2 puntini per la derivata meno lambda h volte l'identità elevato all'alfa h. Okay. Allora, PDD di y è uguale a 0 se e solo se y appartiene al kernel di meno lambda 1 volte l'identità elevato all'alfa 1 somma diretta con il kernel di d meno lambda 2 volte l'identità elevato all'alfa 2 somma diretta con il kernel di D meno lambda H volte l'identità elevato all'alfa H. Che significa il kernel? Il kernel è il kernel, cioè il nucleo, cioè quelli che mandano a zero questa applicazione, le funzioni che messe qui, dove si annulla questa applicazione. Oh, perché se è solo se? In realtà quello che noi abbiamo visto era solo questa freccia, questo l'abbiamo dimostrato prima, che abbiamo visto che se, allora, questi operatori commutano. Se y sta nel kernel di uno di quelli là, io il corrispondente pezzo che diciamo corrispondente kernel, diciamo operatore, me lo porto in fondo, ci applico la y sta nel kernel, quello va a 0 e tutti gli altri poi fanno 0. È chiaro? Ma chi è poi chi sono questi kernel? Quindi se e solo se y è uguale a alfa, a qua mettiamoci 1, 0 e alla lambda 1 x, no, chiamiamo mu 1, 0 più mu 1, 1 e alla x per e alla lambda 1 x più mu 1 alfa 1 meno 1 x alla alfa 1 meno 1 e alla lambda 1 x più mu 2 0 e alla lambda 2 x più mu 2 1 x e alla lambda 2 x più mu 2 alfa 2 meno 1 x alla alfa 2 meno 1 e alla lambda 2 x più puntini puntini puntini, l'ultimo sarà mu h 0 e alla lambda h x più mu h 1 x e alla lambda h x alla lambda hx più puntini puntini più mu h alfa h meno 1 x alla alfa h meno 1 e alla lambda
x. Cioè, appartenere al kernel del primo, chi sono? La base è questa funzione, questa funzione, questa funzione, fino ad arrivare a x all'alfa 1 meno 1 e alla lambda 1 x. Quindi quali sono le funzioni che stanno nel kernel? Tutte le combinazioni lineari di queste qua. Poi somma diretta vuol dire che ci devo aggiungere una combinazione lineare che sia in questo kernel, che è la seconda riga, una combinazione lineare che sta nell'altro terzo kernel, che è la terza riga, fino ad arrivare alla combinazione lineare che sta in questo kernel, che è l'ultima riga. Allora, queste l'avevamo viste, che ciascuna riga sta in ciascuno di questi del corrispondente kernel, e quindi la somma è soluzione dell'equazione differenziale. Perché sono solo queste le soluzioni? Perché queste soluzioni sono indipendenti, questo si può dimostrare, cioè ciascuna di queste singole funzioni, se ci tolgo il coefficiente davanti, mi dà la base dello spazio, l'elenco di quelle funzioni mi dà la base dello spazio, una base dello spazio. E allora, essendo indipendenti e sapendo che le soluzioni sono spazio vettoriale di dimensione k, ed essendo quelle, quando le andiamo a contare, sono esattamente k, perché qua ce n'avete alfa 1, qua ce n'avete alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa h, la somma fa k, e quindi sono esattamente k, allora vuol dire che l'elenco di quelle funzioni là è uno spazio vettoriale di dimensione k e coincide con lo spazio di tutte le soluzioni, quindi è se e solo se. Chiaro? Adesso ci rimane da fare un altro paio di esempi. Facciamo un altro paio di esempi. Allora, prendiamo andiamo a prendere per esempio l'equazione dell'oscillatore armonico. Allora, andiamo a prendere l'equazione dell'oscillatore armonico e abbiamo y secondo più y uguale a 0. Poi la prima caratteristica associata è t quadro più 1 uguale a 0. Le soluzioni sono t uguale più o meno i. Quindi quali sono le soluzioni dell'equazione? L'equazione lambda per e alla ix più mu per e alla meno i. Questa è la soluzione generale. Un attimo, il professore di fisica mi ha detto che questa è a cosen x più b cosen x, è la stessa cosa. Allora, qual è il problema qui? Il problema è che le radici del polinomio caratteristico nessuno ti garantisce che siano in R tutte quante, però cosa succede? Che se c'è una radice in C, siccome l'equazione ha coefficienti costanti reali, se c'è una soluzione non reale ci deve stare anche la coniugazione. Infatti qua c'è i, ma c'è anche meno i. Allora, che succede? La teoria è perfettamente rispettata, quindi queste qua sono lambda per e. Infatti chi è e alla x? Chi è e alla x? Cosen x più isen x. Chi è e alla meno x? È cosen x meno isen x. O no? Allora, questa funzione qua diventa lambda più mu per coseno di x più i volte lambda meno mu per sen x. Allora, questo lo chiamo A, scusate, questo lo chiamo A, questo lo chiamo B, e mi viene A cosen x più B sen x, oppure volete fare al contrario, fate al contrario. Chiaro? Quindi è semplicemente un fatto di coefficienti. Qual è il problema? Ma dice, ma perché ci devono starsi i coefficienti complessi? La mia equazione, differenziale dell'oscillatore armonico aveva un dato iniziale. Nell'oscillatore armonico cosa dovete mettere come condizione iniziale?
due condizioni, y di 0 e y' di 0. Perché? Perché è una equazione del secondo ordine. Poi vedremo. Allora, ma se la condizione iniziale è reale, io il bambino sull'altalena gli do la posizione e velocità iniziale reale, l'altalena è la prossima oscillatore armonico e quello continua a muoversi reali, i coefficienti devono essere reali, perché devono venire complessi? Se usi coseno e seno, con quella ipotesi questi diverranno reali. Se la scrivi così, lambda e mu vengono complessi proprio per aggiustare il fatto che quando vai a sviluppare in seno e coseno ti devono venire reali. Cioè, sarebbe a dire se tu hai due radici coniugate, cioè lambda con molteplicità, chiamiamola alfa, e poi c'è lambda coniugato e la molteplicità deve essere la stessa. Per quale motivo? Perché le equazioni che consideriamo noi sono solo a coefficienti reali, quindi se c'è una radice complessa ci sta la complessa coniugata, se la radice non reale c'è molteplicità 3, anche la coniugata deve avere molteplicità pure 3. Allora quindi tu qua avevi le funzioni base, qua chi venivano? Venivano e alla lambda x, poi venivano x e alla lambda x, fino ad arrivare a x alla alfa meno 1 e alla lambda x. In questo caso, alla lambda lo scriviamo come questa molteplicità è meglio che la chiamo m, così non ci confondiamo. Lambda lo scrivo con a più ib, allora qua avevamo e alla lambda coniugato x, qua abbiamo x e alla lambda coniugato per x, fino ad arrivare a x alla m meno 1 e alla lambda coniugato per x. Quante funzioni sono? Qua ce ne stanno m e qua ce ne stanno m, quindi sono 2m. 2m funzioni indipendenti, peccato che ci sta questo problema degli esponenti complessi. Volete evitare gli esponenti complessi? Allora, cosa dovete fare? Dovete fare e alla ax per cosen x, poi x e alla ax per sen x, per coseno, scusate, bx, x e alla x per coseno bx, fino ad arrivare a x alla m meno 1 per e alla ax per coseno di bx. Poi la stessa cosa sotto, e alla x per il seno di bx, x e alla x per il seno di bx, fino ad arrivare a x alla m meno 1 per e alla ax per il seno di bx. Perché ricordatevi che e alla lambda x è uguale ad e alla a più ib per x, è uguale ad e alla ax per cosen x, coseno di bx più i seno di bx. E alla lambda coniugato x è uguale a e alla a meno ib per x, cioè e alla ax per coseno di bx meno i seno di bx. Quindi quando andate a fare la semisomma e la semidifferenza moltiplicata per i, vi vengono queste funzioni qua, moltiplicato diviso per i. Quindi invece di prendere queste, che sono esponenti complessi, prendete queste dove è tutto reale. Quindi quando avete una radice del polinomio caratteristico che non è reale,
Oh, tutto questo nella pratica è estremamente semplice, perché quando la radice, normalmente, che equazione uno vi può dare? Un'equazione del secondo ordine. Quindi quanto può essere? Che può succedere? O che c'è due radici coincidenti, che è il caso che abbiamo visto prima, oppure ho due radici distinte. Allora c'hai e l'alfa x e la beta x, proprio la combinazione di. Ho due radici coincidenti, allora c'hai e l'alfa x, x e l'alfa x, se sono tutte e due reali. Oppure due radici complesse, però coniugate. Allora ci avrai e alla ax per coseno di bx e alla x per seno di bx, se l'equazione è del secondo ordine. Se poi può essere del quarto ordine, terzo ordine, ma diciamo non la può dare di ordine tanto alto, quindi nella pratica tutto questo è abbastanza, è relativamente molto semplice. Ok? Bene, facciamo un esempio concreto. Che non sia quella dell'oscillatore armonico. Allora, prendiamo derivata terza più derivata seconda più derivata prima più y uguale a 0. Allora, chi è? Anzi, faccio ovviamente gli altri coefficienti. Derivata terza più 2 più 3 volte y secondo più 4 volte y primo più 6 volte y uguale a 0. Allora, vediamo un po' se funziona. Se io faccio la derivata, sì, dovrebbe funzionare. Ma come la posso scrivere questa? La posso scrivere, poniamo in caratteristica è t cubo più 3t quadro più 4t più 6 uguale a 0. Allora, questo qua lo posso scrivere come, vediamo un po', lo posso scrivere mettiamoci più 12 qua, se no la radici. Allora, lo possiamo scrivere come? Quattro t più 12 che moltiplica un quarto
allora, t più 3, scusate, t più 3 che moltiplica t quadro più 4. Vediamo un po', t cubo funziona, 3t quadro funziona, 4t funziona, 3 per 4 12 funziona. Ok? Ho messo in evidenza t più 3, t più 3. Là c'è 4 e qua c'è 3. Ok, questo a che cosa corrisponde? Corrisponde a derivata più 3 volte l'identità per derivata seconda più 4 volte l'identità uguale a 0. Comunque le soluzioni del polinomio caratteristico chi sono? Sono t uguale meno 3 e poi le altre soluzioni sono t uguale più o meno 2i. T uguale uguale meno 4, le radici quadrate sono più o meno 2i. Quindi chi sono le soluzioni generali di questa equazione qui? Sono lambda per e alla meno 3x più mu per coseno 2x più nu per seno 2x. Ok? Questa è la soluzione generale. Facciamo un'altra. Supponiamo di avere t cubo meno 7t quadro, t cubo più 7t quadro, più 7t più 2 uguale a 0. 7t, no, prendi. Allora qua posso scrivere t più 1. Allora questo qua, se ci metto meno 1, qua viene meno 1, meno 7, più 6, più 2 che fa 0. Quindi qua posso scrivere t più 1 che moltiplica t quadro più 5t più 2. Non mi piace perché le soluzioni vengono tutte e tre reali, perché se le altre due voglio che vengano complesse. Vediamo un po', mettiamo, qua ci mettiamo 2t quadro e qua più 6, allora, t quadro più t più 6. Adesso mi piace. Allora, questo si annulla sempre in meno 1, meno 1, meno 7, più 2, più 6 fa 0. Quindi è divisibile per t più 1, quando andate a far dividere per t più 1 viene t quadro, poi avete t quadro, arriva a 2t quadro, ci vuole un altro t quadro che viene da t per t qua, e poi ci vuole 6 qua, se andate a fare la moltiplicazione vedete t cubo più t quadro fa 2t quadro, più t più 6t fa più 7t, più 6 per 1 fa 6. Quindi effettivamente funziona questa fattorizzazione. Ora, questa mi dà la soluzione meno 1, l'altra mi dà la soluzione meno 1 meno più la radice, devo fare meno 23 b quadro meno 4ac fratto 2. Quindi qua mi viene meno 1 meno più radical 23 per i fratto 2. Allora, chi sono le soluzioni di questa equazione? Sono lambda
per e alla meno x più mu e alla meno un mezzo x per coseno di radical 23 mezzi x più nu per e alla meno un mezzo x per il seno di radical 23 mezzi x. Allora vedete, la parte reale meno un mezzo la devo mettere, devo fare esponenziale, esponenziale di meno un mezzo x. La parte immaginaria, invece di mettere e alla x, metto così e sì. Perché uno sarebbe e alla ibx e l'altro sarebbe e alla meno ibx. Facendo la combinazione lineare si ottiene coseno di bx e seno di x. Ok? Sempre se ho fatto bene i conti, ma mi sembra di sì, perché 1 meno 24 fa meno 23. E quindi discriminante è negativo. Ok. Pace, fine della storia. Qui non ci sono soluzioni doppie. Quindi i pezzi con la x non ci stanno. Oh, rimane da vedere un fatto. Anzi, rimangono da vedere due fatti. Forse facciamo a tempo a vedere tutti e due. Ok. Come si risolve l'equazione non omogenea? Allora, andiamo a risolvere questa equazione qua. Ve lo faccio con un esempio, tanto il concetto generale è esattamente lo stesso e si capisce molto meglio nel caso dell'esempio. Andiamo a risolvere questa equazione qua, y secondo più y uguale x 2 alla x. Allora, sappiamo che l'omogenea associata ha la soluzione v lambda cosen x più mu sen x. Questa è la soluzione generica dell'associata, perché è quella dell'oscillatore armonico che abbiamo fatto prima. Ora dobbiamo trovare, l'ho chiamata v così non si confondiamo con la y. Quella dell'omogenea chiamatela u, chiamatela v, non chiamatela y, sennò. Oppure se la chiamate y, questa qua la dovete chiamare yp, in particolare quella della non omogenea. Cioè cercate di non confondere, trovate il vostro sistema per non confondere. Adesso dobbiamo trovare, per trovare la soluzione generica di questa equazione qua, cosa dobbiamo fare? Ci basta trovare una soluzione purché sia della non omogenea, la sommiamo a quelle e troviamo tutte le soluzioni della non omogenea. Allora, come si fa? Esiste anche qua il metodo della variazione della costante arbitraria, soltanto che è inutilmente lungo e dispendioso. Noi dobbiamo fare uscire x più e alla x. Allora il concetto è che dobbiamo, si fa che similitudine tra virgolette, cioè prendi sta funzione x, se tu derivi x che ti viene? Una costante. Poi se derivi una costante ti viene 0. Quindi la combinazione lineare di queste funzioni qua non è altro che ax più b. Proviamo ax più b. Y primo fa a e y secondo fa 0. Andiamo a calcolare y secondo più y. Quanto mi viene? Mi viene ax più b. Se questo deve fare x, che vuol dire? Che a uguale a 1 e b uguale a 0. Quindi una soluzione particolare è x.
Però x non risolve questa equazione, la risolve l'equazione soltanto con questo pezzo del non omogeneo. Ma qual è il problema? Adesso ne andiamo a trovare un'altra che risolve quella che è alla x. Allora, se tu derivi alla x, le derivate alla x chi sono? E alla x, e alla x, e alla x. Le combinazioni lineari sono sempre alla x. Ok? Quindi, mettiamoci le costanti davanti, prendiamo c per e alla x. Y' fa c per e alla x, y' fa c per e alla x. Allora y secondo più y primo, in quest'altro, per trovare l'altro pezzo, farà 2c per e alla x, che è uguale a e alla x se e solo se c uguale a 1/2, che vuol dire che la seconda soluzione particolare, quella che mi deve dare e alla x, deve fare 1/2 e alla x. Ok? Questa chiamiamola y1, questa chiamiamola y2. Ora, secondo voi, che succede se faccio, se parto dalla soluzione particolare y1 più y2? L'operatore differenziale è lineare, che significa? Che applicato alla somma mi darà la somma dei risultati. Quindi se il primo mi dava x, il secondo mi dava e alla x, lo applico alla somma e mi darà x più alla x, cioè risolverà l'equazione particolare. Quindi, chi sarà la soluzione y di x che andiamo cercando? Sarà lambda cos x più mu sen x più x più 1/2 e alla x. Volete provare? Proviamo. Andiamo a vedere. Quanto fa y' prima? Qua viene meno lambda sen x più mu cosen x più 1 più 1/2 e alla x. Andiamo a scrivere y secondo. Viene meno lambda sen x cosen x meno mu sen x più 0 più 1/2 e alla x. Adesso facciamo y secondo più y primo, y secondo più y, ho detto male. Allora, questo se ne va, questo se ne va, qua viene x e qua viene 1/2 più 1/2 che fa 1, poi alla x. È chiaro? Quindi la soluzione generale di questa equazione qui, questo qua si chiama principio di sovrapposizione dei lineari, superposition. È chiaro? L'equazione lineare, invece di trovarmi una soluzione direttamente per x più alla x, me la trovo uno per la x, uno per la x e poi faccio la soluzione. E come me le trovo? Utilizzando sostanzialmente le stesse funzioni di queste. Beh, non proprio le stesse. Queste funzioni e quelle che vengono derivando, perché siccome l'operatore è differenziale, cioè qua, attenzione, se era y' più y, qua non veniva x, ma veniva x meno 1, no? Perché la derivata di x meno 1 faceva 1, y' più y faceva x. Quindi non dovete mettere solo ax, dovete mettere ax più b. Perché? Perché derivando la x esce fuori pure 1. Se c'avevo x quadro, dovete mettere ax quadro più bx più c. Poi a seconda, andando a sostituire, poi vi ricavate le costanti. Okay? È così come se qua ci mettessi se, coseno, la soluzione, vabbè, coseno di 2x. Ah, allora, aspetta. Che succede se qua metto coseno di 2x? La soluzione particolare cosa diventa? Attenzione, queste A e B le posso ricavare, cioè
facciamo proprio il conto. Allora, io scrivo yp uguale a coseno di 2x più b seno di 2x, poi y secondo, faccio direttamente y secondo perché si può fare, meno 4a coseno di 2x meno 4b seno di 2x. Adesso la somma di queste deve fare coseno di 2x. Allora b meno 4b deve fare 0, quindi b uguale a 0, sto pezzo non c'è. Meno 3a deve fare 1, quindi qua mi dovrebbe venire, se ho fatto bene i conti, meno 1/3 coseno di 2x. Questo perché quando vado a fare la derivata seconda invece di meno 1/3 mi viene più 4/3, più 4/3 meno 1/3 fa coseno di 2x. Quindi anche qui, per esempio, se nel termine noto c'è coseno di 2x, dovete andare a prendere la soluzione particolare, non coseno di 2x per a, per una costante, e poi andare a determinare a, ma a coseno di 2x più b seno di 2x, perché derivando coseno di 2x esce fuori pure seno di 2x. Chiaro? Cosa succede nel caso in cui, supponiamo che la mia equazione stavolta sia y secondo più y uguale x più seno di x. Allora, y di x sarà lambda coseno x più mu seno x più x più, che ci devo mettere qua? Non me ne uscite con a sen x più b cosen x perché già ci sta. Non ci posso mettere quelle perché sono soluzione dell'omo. E che ci devo mettere? Come funzionava con le soluzioni dell'omogeneo? Allora qua ci devo mettere, devo provare una soluzione particolare del tipo ax cosen x più bx sen x. Mi devo fare la derivata prima e la derivata seconda uguale a 0. Vado a vedere che succede. Uguale a sen x, scusate, vado a vedere che succede. Allora a e b si riescono a determinare. È chiaro? E poi, una volta determinata la soluzione particolare, ci vado a mettere la soluzione particolare, cioè yp secondo più yp deve fare sen x. Il conto questo lo fate proprio l'esercizio, perché è un po' più lungo, non voglio perdere. È chiaro fino a qui? Quindi quando non funziona la soluzione che abbiamo detto prima, cioè quella che si ottiene per similitudine, diciamo così, è moltiplicato per x, cioè quando non funziona nel senso che era già soluzione omogenea, ripartite e moltiplicate tutto per x. Ok, bene, allora adesso uno schema ce l'abbiamo per l'equazione a differenziale a coefficienti costanti. Uno schema c'è. Come funziona questo schema? Prendiamo l'equazione, prendiamo il polinomio caratteristico, vogliamo a 0 e troviamo le radici, ogni radice con la molteplicità, radice lambda con molteplicità 3 nella base delle soluzioni ci compaiono, e alla lambda x, x è alla lambda x, x quadro è alla lambda x. Lambda non è reale? Allora deve comparire pure lambda coniugata. Allora ci avete sempre molteplicità 3, allora avete e alla lambda x, x alla lambda x, x quadro alla lambda x, ma avete anche e alla lambda coniugato x, x alla lambda coniugato x, x quadro alla lambda coniugato x. O se volete, tramite le parti reali e le parti immaginarie potete esprimere come x, per esempio, e alla x per seno di bx e coseno di bx, dove a e b sono le parti reali e immaginarie di lambda.
Poi ci avete sempre davanti, ci avete sempre 1, x, x quadro. Se la moltiplicità è 3. Una volta fatta le soluzioni dell'omogenea, che sono uno spazio vettoriale di dimensione k, ora se io voglio determinare il problema di Cauchy, per esempio in questo caso qua, cosa devo aggiungere? Qual è il problema di Cauchy naturale qui? Cioè mi servono delle condizioni iniziali. Che mi servono queste condizioni iniziali? A determinare lambda e mu, perché lambda e mu sono rimaste generiche, perché appunto lo spazio vettoriale delle soluzioni dell'omogenea è di dimensione 2, perché è l'equazione del secondo ordine. Quello là, lo spazio delle soluzioni di questa equazione è lo spazio affine, cioè avete le soluzioni spazio vettoriale di dimensione 2 più la traslazione, che è la soluzione particolare. Allora, qual è il problema di Cauchy rispondendo a questa equazione? Per esempio, y di x con 0 uguale y0, y' di x con 0 uguale y1. Cioè devo fissare due valori iniziali qua. Perché? Si capisce perché? Perché qua chi potete determinare la y secondo? Però per calcolare la y secondo ho bisogno della y e della y primo, quindi almeno al punto iniziale la y e la y prima ce la devo mettere. Altrimenti detto, qua spazio vettoriale di dimensione 2 dovete avere due condizioni iniziali. Una è la y, l'altra chi è? La y prima. Questo è il problema di Cauchy. Cioè quando diamo tutte le derivate fino all'ordine k meno 1 in un punto. In questo caso si può dimostrare che il problema funziona tale quale no, in maniera molto simile a quella dell'equazione del primo ordine. Perché? E questa è l'ultima cosa che voglio dire. Cioè questo qua, questo problema qua equivale a la soluzione generale abbiamo già scritta, quindi questo non è un problema di come si trovano le soluzioni. Le soluzioni non le facciamo col sistema, però equivale a un sistema del primo ordine. Qual è il sistema del primo ordine? Allora, la tua incognita qui era la funzione y di x. Però chiamiamo y grande di x questo vettore qua. Allora, chi è y grande primo di x? Come si fa la derivata di un vettore? Si deriva tutte le componenti. Quindi qua viene y primo di x e qua viene y secondo di x. Ma allora come lo posso scrivere questo? Mettiamo qua y di x, qua c'avevamo y grande, c'avevamo y e y primo di x più. Allora io dico che se qua ci metto 0, 1 e qua ci metto 1, 0 e qua ci metto 0 e qua ci metto x più coseno di 2x, è la stessa cosa di prima. Cioè questo qua lo chiamo, posso scrivere questa equazione come y grande primo di x uguale 0, 1, 1, 0 y primo di x più 0 x più coseno di 3x. Qual è la condizione iniziale? Y grande di x con 0 uguale y 0 y. Allora vedete che qui abbiamo un sistema del primo ordine, cioè
diciamo lo, qua è y, non y. Cioè il vettore delle funzioni incognite è un vettore di due funzioni, la prima componente è la y, la seconda componente è y', il suo vettore derivato è la prima componente y', la seconda componente y'. Allora, prima di andare a controllare che sia tutto corretto, come è fatto questo vettore? Allora, qua c'è un vettore, qua c'è un vettore, per ottenere un vettore 2 con due componenti a un vettore con due componenti bisogna moltiplicarlo per una matrice 2x2, anche se l'equazione è coefficienti costanti, che sarà semplicemente, questa matrice sarà coefficienti costanti, ok? Poi c'è il fatto che la nostra equazione ha un termine noto, che cosa significa? Che bisogna sommare qua un vettore di funzione noto. Allora, vediamo un po' se torna. Qui abbiamo y', la prima componente. La prima componente come si fa? 0 per y fa 0 più 1 per y', quindi rho y' uguale y' più 0, quindi viene y' a sinistra e y' a destra. È un'identità. La seconda componente viene y secondo, qua ho sbagliato, qua è meno 1. Meno 1, se no, poi non tornava neanche gli autovalori. Perché meno 1? Perché viene y secondo uguale meno y più x più cosine 2x. Allora portate la y a destra e viene meno y più x più cosine 2x. Ora, quando andate a fare gli autovalori di questa matrice, cosa vi viene? Con la prima caratteristica vi viene t quadro più 1. Ah, guarda caso viene lo stesso di prima. Quindi quello che abbiamo fatto noi è soltanto un'abbreviazione, un caso particolare di questo caso qua. Cioè le equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti si possono risolvere direttamente, ma sono un caso particolare dei sistemi del primo ordine a coefficienti costanti. Ok? Adesso la condizione iniziale, che mi dava due condizioni iniziali qui, in che cosa si traduce? Se lo scrivo come vettore diventa una condizione iniziale. Perché? Specificare y, io devo specificare sia la y x con 0 sia la y' x con 0, che sono esattamente quelle che c'è lì. E quindi il valore di y grande nel punto x con 0 viene fissato. Quindi questo qua è esattamente, è analogo a quello che abbiamo studiato con l'equazione prima, soltanto che è un sistemico. Qualitativamente si potrebbero fare dei teoremi tali e quali. Cambierebbero le norme, cambierebbero un po' di cose, ma questi qua in realtà non sono più difficili di quello che abbiamo fatto noi, sono più difficili solo da un punto di vista tecnico, ma diciamo, la matematica sottostante è la stessa, sostanzialmente. Si fanno esattamente come si può fare anche lì il teorema di Pitagora. Okay? Ora però noi per semplificare abbiamo fatto questo caso nel caso dei coefficienti costanti, si può fare anche nel caso dei coefficienti non costanti. E anche nel caso delle equazioni differenziali non lineari. Le equazioni differenziali non lineari di ordine superiore al primo comunque si può ridurre tramite un meccanismo simile a un sistema del primo ordine. Semplicemente non ci sarà una matrice per me. Comunque, fatto sta che questa cosa qui non abbiamo il tempo di approfondirla, però questo è il motivo per cui la condizione iniziale sono due, perché è sempre una, è sempre un problema del primo ordine, però visto su un sistema con due funzioni, diciamo, in cui la incognita è un vettore di due funzioni incognite. Quindi specificare un vettore di due funzioni incognite in un punto significa specificare due condizioni iniziali, perché l'equazione del secondo ordine si riduce a un sistema del primo ordine però in due funzioni incognite. Se un sistema fosse, se un'equazione fosse di ordine k, si ridurrebbe a un sistema di k equazioni differenziali del primo ordine. Come si fa? Basta porre y' uguale a v, y' uguale a un'altra funzione incognita, eccetera eccetera, alla fine avete k funzioni incognite fino alla derivata k meno un s, prendete tutto quel vettore là, lo derivate e scrivete qualcosa di simile. Ok? Quindi
Questo giusto da un punto di vista teorico rende conto del fatto che qua le condizioni iniziali devono essere due.